Mischio bene il mio corpo. Per accogliermi a Nettuno, Marianna ha preparato un pranzetto alla greca con un piatto che contiene cibi diversi. Se fossi un cineasta, farei un primo piano del piatto, seguito da una dissolvenza verso il viso di Marianna, che oltre ad avere una risata allegra e una bionda opulenta, con un seno da sogno. Dopo mangiato, mischio bene il mio corpo con quello di Marianna. Al termine della giornata estiva, stiamo attorno al tavolo in giardino per un'ultima sigaretta e la gomma americana per mascherarne l'odore. Mentre mastichiamo chewing gum, mi accorgo che Marianna è scontenta da come muove le mascelle. «Che hai?» le domando. Marianna esita a rispondermi perché in genere la risposta si ritorce contro di lei. Tuttavia non può fare a meno di parlare. «Perché vieni da me solo per svuotarti i coglioni?» esclama alla fine con veemenza. «Certo che la condizione umana è bassa», penso dopo che Marianna mi ha gettato addosso quelle parole. «Lo riconosco, ma non lo ammetto». Poi il faccione di Marianna, con i lineamenti tondeggianti, si apre di nuovo ad un largo sorriso, ma il suo attacco mi ha fatto riflettere. Dopo un veloce esame di coscienza, ammetto che frequento Marianna solo per farmela. Mi sento sballottolata sul letto, anche quando in fondo vorrei fare l'amore con uno che mi ama e non mi tratta come un orinatoio, dice Marianna. Io per la prima volta mi accorgo della sofferenza di Marianna che mi invita a cambiare. Nella mia vita ho ricevuto applausi e a volte fischi e questa è la volta dei fischi che mi fanno male. Oppure che mi fanno bene perché mi fanno crescere. È mai possibile che in tutte le situazioni che metto in scena nella mia vita io interpreti un personaggio che finge di amare e che sfrutta chi lo ama? Marianna, visibilmente emozionata dalla situazione, mi squadra con inquietudine. Forse si vuole scusare per essersi immischiata nei miei comportamenti. Io mi alzo, raggiungo il suo faccione e lo bacio. Con tono secco e sentito dico «Grazie e scusami, Marianna».